In questi giorni si parla molto di PDL, di Fignani, di quello che appunto è successo a livello nazionale. Ci sono state delle ripercussioni anche a livello locale, quindi nel Comune di Milano, e se sì, quali? Allora, intanto le ripercussioni le abbiamo lette sul giornale, un po' perché era il periodo di ferie, quindi già la politica se n'è andata un po' in vacanza a livello locale. Noi abbiamo letto sul giornale, io in particolare ho letto il mio nome, è stata una sorpresa. Quindi si può dire che a Palazzo Marino è tutto tranquillo ed è tutto come prima oppure no? Allo stato attuale per alcuni parrebbe di sì, è stata la voce dell'assessore Landi che si è fatta sentire proprio tramite la stampa. Io ho parlato per me naturalmente, rilasciando un comunicato, visto che ho letto il mio nome sui giornali. La stessa cosa l'ha fatto il collega Bagnale, sugli altri non so, però io posso solo dire che non ci sono stati colloqui preliminari, non c'è stato veramente niente prima di questa buttata, mi viene da parlare, mi viene da dire, da definirla proprio così. Che si è verificata più sulla stampa che non poi nei corridoi veri e propri. Ecco, un commento su quello che è successo invece a livello nazionale, come vede lei questa scissione? Beh, parleranno i numeri, visto che già oggi sono attesi degli effetti. Diciamo che questa spaccatura non fa bene al Paese, non fa bene a un partito che è nato con degli intenti ben precisi, con un programma da rispettare a livello nazionale, che poi si ripercuota anche a livello locale. Penso che Fini stia giocando la sua partita personale, che quindi abbia cavalcato poi questo tema, anche diciamo, agevolato da certi eventi che di sicuro non fanno bene a nessuno. Quindi io mi auguro che Fini voglia rivedere le sue posizioni e voglia ritornare un po' a vedere il PDL come quel partito. Quanto riguarda Palazzo Marino invece bisognerà aspettare forse settembre, visto che proprio lei diceva la politica un po' è andata in vacanza. I colleghi so che sono in vacanza, fra un po' ci andrò anch'io, quindi direi che a parte questi comunicati stampa trovo difficile che avvenga qualcosa di tangibile prima di settembre.